Una nevicata così nella zona di Cagli se la ricorderanno per molti decenni. Alcuni anziani l'hanno paragonata al nevone del 1929. Anche allora c'era la crisi economica, quindi un parallelismo tra neve e crisi che calza a pennello. Alcuni parlano anche del nevone del 56, ma questa volta tutti sono concordi nel ritenere che c'è stata un'abbondanza di precipitazione nevosa che davvero non ha precedenti. In alcune zone si è raggiunto anche i 2 o 3 metri di altezza e il sindaco Catena, che poi vedremo, ascolteremo nel filmato, lamenta la lentezza nei soccorsi e anche i cittadini hanno qualcosa di curioso da raccontarci, ma vediamo i filmati. Situazione di grande difficoltà a Cagli, un territorio montano con 226 km quadrati, il terzo comune della regione Marche, dove una copiosa nevicata da martedì ha creato notevoli disagi. Insomma, i primi 4 giorni siamo riusciti a sopperire con le nostre forze, con i nostri mezzi, con le convenzioni che abbiamo nelle frazioni, poi abbiamo dovuto per forza alzare un po' la voce con la sala operativa provinciale e regionale per avere dei mezzi che ritengo siano insufficienti per un territorio montano come quello non solo di Cagli ma anche di comuni limitrofi, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Cantiano, Acqualagna, Piobbio e Capecchio in particolare, quindi tutti i 7 comuni della comunità montana. Fortunatamente dopo varie e ripetute richieste questa notte è arrivata una turbina che già sta svolgendo operazioni importanti nella zona del Pianello dove sta lavorando e ne avrà ancora per qualche ora per liberare persone anziane che sono da 3 o 4 giorni sotto questo manto nevoso che in qualche parte di quel territorio supera i 2 metri, 2 metri e mezzo, dove è arrivato anche il vento e ha superato anche i 3 metri, quindi grandissime difficoltà. Arriverà nel pomeriggio un'autoscala che dovrebbe aiutarci a fare i primi interventi per quanto riguarda le coperture degli edifici pubblici, ma non solo, perché è una neve molto molto pesante e che sta creando notevoli disagi anche da questo punto di vista. La richiesta che abbiamo fatto sostanzialmente è quella di dotare i nostri centri, i nostri vigili del fuoco, la protezione civile di mezzi idonei piuttosto che relegarli in aree dove la neve probabilmente avrà creato qualche disagio, ma sicuramente non il disagio che sta creando qui a noi. Ancora popolazione isolata, persone anziane che sono rimaste senza corrente, sono allo stremo delle forze e anche per quanto riguarda
i viveri hanno qualche difficoltà. Stiamo intervenendo, la situazione è sotto controllo, abbiamo bisogno di mezzi e di aiuto. Serve un po' di sparatori, fammi una cooperativa. Prego! Ehi! Stavamo lassati, si viene qua. Aspetta, lo resto? La pulì. Oh! Manda su a cuore, le mani a Roma. Se vede stare questo, le mani sono male. Dillo un po', dai. Oh, mandi su le mani. Se vede stare questa, ma che a Roma le mani in piena parali. Altre che si Scusa, scusa Franco, Volevo dire che in questi giorni la stampa ha parlato soltanto, anche il TG3 delle Marche, di neve sopra i pescherecci, neve a Fano, neve a Pesaro, che sicuramente l'ha fatta e non l'aveva fatta prima, ma di Cagli non ha parlato nessuno, forse perché non abbiamo chiamato nessuno, anche perché siamo stati in grado di levarli da sola la neve, però ce n'era un metro anche qui. Bravo, bravo. Happy.